signorino. Ma signorino ormai finito quel periodo. No. Allora, intanto io volevo ringraziarvi anche per il livello del dibattito, perché non è scontato comunque aver avuto degli interventi che mi hanno preceduto così puntuali e anche questa porta dietro che... No, è rumore, perché mi sono sentito future di proposta e non solamente di analisi di quello che succede al mondo. Perché quello... Grazie. Io volevo un po' dividere l'intervento in tre ambiti, partendo un po', forse mi sposto e faccio prima io. No, ma secondo me perché sono troppo vicina. Scusate. Questi sono i problemi della diretta. Io volevo concentrarmi soprattutto in tre, cioè in quelle che sono secondo me tre punti fondamentali del discorso un po' che vogliamo affrontare anche sul cosa fare in futuro, partendo da quelle che sono state le riforme del lavoro in concreto. Lui ha parlato un po' di quello che è il lavoro, cosa significa il lavoro nella Costituzione, cosa non significa nei trattati europei. Io vorrei un attimo esaminare come questo tipo di attacco al lavoro e ai diritti dei lavoratori è stato effettivamente implementato poi nella legislazione italiana, per arrivare poi al perché da tutto questo grande attacco che è stato sferrato ai lavoratori, al diritto al lavoro e ai diritti dei lavoratori, non c'è quasi nessun tipo di protesta. Certo, ce ne sono a sprazzi importantissime e anche molto dure, però non c'è una protesta generalizzata che, diciamo, tendenzialmente ci potremmo aspettare. Per arrivare quindi a una conclusione sul che fare e una piccola proposta che vi pongo a tutte e tutti voi su cui iniziare anche poi a discutere in futuro, non solamente nella giornata di oggi. Parto quindi un po' da quelle che sono state le riforme. Prima si diceva che uno dei grandi obiettivi che ha affrontato il capitale, i poteri forti, i poteri finanziari negli ultimi 20-25 anni è stato quello di abbassare il costo del lavoro. E questo è, penso, il punto fondamentale del discorso, di tutti i discorsi che noi ci proponiamo di affrontare. Non solo l'abbassamento del costo del lavoro comporta anche un'altra cosa, una redistribuzione verso l'alto, quindi verso la classe padronale, delle ricchezze dei lavoratori, che sono state prodotte dai lavoratori, che naturalmente sono sempre state espropriate, eccetera, ma che negli ultimi 25 anni hanno permesso, attraverso mezzi legislativi, cioè legali, quindi attraverso lo Stato, che ha assolutamente fatto il contrario di quello che c'è scritto in Costituzione, quindi non solo non l'ha applicata, ne ha applicato completamente l'opposto, una redistribuzione dal basso verso l'alto. E questo, da partire perlomeno, non voglio andare neanche tanto lontano, dal 2012, quindi riforma Fornero che tutti voi conoscete ampiamente, e 2014-15 i pacchetti di riforme del Job Act, hanno affrontato in più punti. Partendo dal 2012, voi naturalmente conoscete molto bene il problema delle pensioni, che anche si tratta di un esproprio da parte dello Stato delle ricchezze che hanno accumulato i lavoratori come reddito per il futuro, diciamo così, attraverso i contributi. Naturalmente anche alzare l'età impensionabile ha voluto significare questo, ma io voglio soprattutto concentrarmi sulle nuove regole per i licenziamenti illegittimi, che sono state poi ampliate e potenziate nel Job Act, ma che comunque non dimentichiamolo mai. Il compagno qui citava prima l'assemblea di oggi, l'inizio delle riforme capestro degli ultimi anni non è stato il Job Act, non l'ha fatta solo Renzi, ma è stata la riforma Fornero, e la riforma Fornero, stata fatta dal governo Monti, appoggiato praticamente da quasi tutto l'arco costituzionale. Questa è una cosa che io personalmente non posso dimenticare, sarà che ci lavoro con i lavoratori licenziati, però è una cosa che secondo me non si può dimenticare. Si è partiti con l'eliminazione praticamente del diritto dei lavoratori che subiscono un torto a poter avere una
sanzione effettiva a riparazione di quel torto. Nel 2012 è stata infatti, come voi tutti sapete, introdotta la modifica dell'articolo 18 e introdotto il fatto che se un lavoratore viene licenziato ingiustamente con un giudice che dichiara l'illegittimità del licenziamento, al lavoratore non è sempre dovuta la reintegra, come era prima, ma viene dovuta un'indennità che può variare dalle 8, 10, 12 fino a 24 mensilità massime. Il che vuol dire che, al contrario di ogni altro ambito del diritto, alla classe padronale italiana è dato il permesso di praticamente non rispettare le regole, non rispettare la legge, e come in sanzione ha come unica sanzione quella di dover pagare un'indennità che sicuramente è molto molto minore rispetto al danno che ha provocato comportandosi in modo illegittimo. Con il Job Act questo tipo di pensiero, quindi questa redistribuzione verso l'alto, questa bolla, chiamiamola, di legalità e di maggiore potere che è stato dato alla classe padronale, è stato sicuramente ampliato, perché la reintegra è stata quasi completamente eliminata per i contratti fatti dal 7 marzo 2015, se non in casi estremi, che quindi di fatto praticamente qui sono vari avvocati, non esistono perché sono difficilissimi da dimostrare, e con un abbassamento addirittura dell'indennità, perché non so se lo sapete, ve lo dico perché secondo me è abbastanza significativo. Oggi, con il contratto a tutele crescenti, l'indennità per un licenziamento illegittimo in cui massimo il giudice può attestarsi è di 2 mensilità per ogni anno di lavoro. Quindi uno lavora in qualsiasi posto di lavoro per 5 anni, può avere al massimo 10 mensilità, fino a un massimo di 12 anni, cioè oltre i 12 anni non è più considerato, quindi fino alle 24, che prevedeva anche la riforma Fornero, quindi fatto anche un abbassamento di quello che era previsto dalla riforma Fornero. Non solo, perché anche nei contratti precari, se mentre pur approvando, cioè nel senso pur introducendoli, e su questo ci ritornerò sul tipo di proposte sul che fare, pur introducendoli comunque c'erano delle sanzioni nella legge Biagi del 2003 molto pesanti a chi contravveniva le regole, cioè se non introducevi il progetto nel contratto a progetto, se superavi il numero di rinnovi nei contratti a termine, eccetera eccetera eccetera, la sanzione era la trasformazione del contratto, diciamo, precario al contratto a tempo indeterminato. Questa cosa di fatto praticamente oggi non esiste più, è stata di fatto eliminata perché resa difficile la prova, eliminate le regole, eccetera eccetera eccetera. Quindi di fatto anche l'utilizzo illegittimo dei contratti precari non comporta quasi più nessuna sanzione al datore di lavoro. Non solo, non finisce qui, perché anche nella riforma degli ammortizzatori sociali, se mentre prima un datore di lavoro che licenziava appunto si doveva far carico legittimamente, si parla sempre del licenziamento illegittimo, si doveva far carico delle conseguenze, cioè reintegrare il lavoratore oppure pagare l'indennità scelta del lavoratore molto alta, oggi il datore di lavoro è praticamente libero, a parte l'elemosina che la legge costringe a fare, e chi pagherà, chi paga per non lasciare il lavoratore in mezzo alla strada è l'INPS attraverso la NASPI, che quindi di fatto sono i lavoratori stessi che pagano attraverso i loro contributi. Nel frattempo vanno in pensione più tardi perché i contributi devono pagarli al posto dei datori di lavoro. Quindi il comportamento, cioè l'effetto di un abbassamento del salario, di una maggiore ricattabilità dei lavoratori, si traduce anche, e voglio particolarmente sottolinearlo, in una redistribuzione, in un arricchimento attraverso le leggi, quindi non solo attraverso la tecnologia, e il lavoro, la fabbrica, ma attraverso le leggi, quindi scientificamente studiato da chi è stato al governo finora e da chi le ha votate anche queste leggi, per i datori di lavoro e a danno dei lavoratori. E qui arrivo un attimo al secondo punto, ma in questo scenario, in questo tipo di ambiente in cui magari qui possiamo parlare di regole di licenziamento che sono cose più complicate, non sempre
se riesce a parlarne, ma che comunque è chiaro, cioè ogni lavoratore, ogni lavoratrice con cui si parla capisce, comprende e sa perfettamente che le cose sono peggiorate negli ultimi anni anche a livello di ricattabilità all'interno del proprio posto di lavoro, perché non... perché non si riesce a reagire, non si riesce a riorganizzarsi, non si riesce comunque a riportare quello del lavoro, il mondo del lavoro, a un nuovo tipo di protagonismo e di centralità all'interno della scena pubblica italiana, poi magari anche oltre, però io mi concentrerei soprattutto sull'Italia e sul nostro paese, anche per una questione linguistica e di facilità maggiore, si presume, di organizzazione. Secondo me uno dei problemi fondamentali, e in questo voglio aggiungere un punto rispetto alle cose già dette, che si sono basate appunto soprattutto sulla struttura, quindi sull'influenza dei sistemi finanziari, sull'influenza dei trattati europei, io voglio aggiungere un passettino in più, l'influenza di quella che è stata, diciamo, l'egemonia culturale da parte del capitale anche nella gestione dell'identificazione della soggettività dei lavoratori, diciamo, perlomeno nel mondo occidentale. Secondo me uno dei problemi fondamentali su cui ha agito il capitale, su cui ha agito la classe padronale, non è stato solamente da un punto di vista materiale, quindi sull'abbassamento dei salari, sulla redistribuzione e tutto quello che abbiamo detto sinora, ma anche sull'identificazione con dei lavoratori come lavoratori. Noi oggi ci troviamo in una situazione in cui l'organizzazione del lavoro, lo diciamo spesso, è fortemente frammentata, non si riesce a creare una solidarietà di classe all'interno dello stesso luogo di lavoro, perché magari non ci sono più solo fabbriche, in altri luoghi di lavoro è più difficile, e questo è tutto vero, non mi voglio soffermare più di tanto perché sono cose che ci diciamo spesso e tendenzialmente sono condivise. Quello su cui mi voglio soffermare è proprio il tipo di soggettivizzazione individuale cui il lavoratore quasi non è più in grado di identificarsi come lavoratore, nonostante magari passi la maggioranza del suo tempo sul luogo di lavoro. E questo credo sia una delle vittorie fondamentali del capitalismo, del neoliberismo, chiamiamolo come vogliamo, degli ultimi 25 anni. Ed è probabilmente dovuto, io mi riferisco in particolar modo ai ragazzi della mia generazione, che iniziano, ormai hanno iniziato a lavorare e non riescono a trovare effettivamente il lavoro per cui hanno studiato, la soddisfazione personale, io penso sia dovuto proprio al tipo di propaganda, chiamiamola così, che è stata fatta, viene costruita nel modello di autorizzazione personale, tale per cui tu non riesci più a identificarti con il tuo lavoro, perché magari non è il lavoro che vorresti fare, perché hai studiato, che ti piace e che giustamente vorresti raggiungere. Quindi magari fai il fattorino per Foodora, non è più, non so se lo conoscete, il tipo la piatta all'app che ti permette di ordinare il cibo gratis, arrivano i ragazzi in bicicletta che sono praticamente assunti dall'algoritmo, il datore di lavoro e l'algoritmo. E non hanno alcun tipo di diritto, sono pagati esclusivamente a cottimo, cioè quindi situazioni quasi da 800, ma non loro non identificandosi con quel lavoro lì, perché magari un lavoretto, perché magari vorrebbero fare altro, perché magari la loro vita si permettono figli e non sapranno anche loro, alla questione dell'alternanza scuola-lavoro. Alternanza scuola-lavoro, lo dico brevemente per chi non fosse informato, è l'obbligo per i ragazzi di terza, quarta e quinta superiore di fare 400 ore di lavoro gratuito in aziende piuttosto che istituzioni pubbliche e variamente considerate. Anche quello è lavoro non pagato. Al pari dell'alternanza scuola-lavoro, io penso ai tirocini che fanno tantissimi e sono costretti a fare per trovare lavoro tantissime persone della metà, anche quello è lavoro non pagato, anche quello è concorrenza sleale, anche quello è un metodo per abbassare i salari a tutti gli altri. Quindi io, la mia proposta che vi do, cioè nel senso, e su questo concludo, e che spero avremo altre occasioni su cui riparlarne, è quello di concentrarci sullo spostamento, sulla nominazione, sulla nomina della frattura della società, su tematiche del lavoro e specialmente sulla centralità della questione del salario. Se noi iniziamo a proporre a parità di la questione
della parità delle mansioni, cioè la parità del salario alla parità delle mansioni, è una questione che ci permette di spostare il discorso sui nostri temi, sulle tematiche dei lavoratori, di dare la possibilità a lavoratori e lavoratrici di risoggettivarsi e soprattutto di avere in mano il punto fondamentale, lo strumento, l'arma direi fondamentale per strappare a quelli che sono tutti gli altri la frattura sociale, la frattura che divide l'interno della società, e avere la possibilità di recuperare forza, recuperare rappresentazione, recuperare il nostro soggetto di riferimento, diciamo l'unione dei blocchi sociali, da avere la possibilità di ricostruzione dei blocchi sociali che in questo momento abbiamo completamente perso di vista. Grazie a tutti.